si titola Noor e Noor è il nome di una ragazzina siriana che sbarca da sola, non vi racconto perché lo scoprirete nel film, a Lampedusa, e a Lampedusa viene accudita, anzi a Lampedusa c'è il medico di Lampedusa che tenta di accudire Noor, che ovviamente essendo non una bambina ma una ragazzina è abbastanza indipendente e abbastanza ribelle. Non vorrei rubare tempo alle cose che vi diranno tutte quante le persone che devono salire con me, che invito qui sul palco. Invito il regista Maurizio Zaccaro, uno dei due protagonisti, in realtà il personaggio interpretato da uno dei due protagonisti, che è Pietro Bartolo, medico di Lampedusa. In realtà Noor è basato sul suo libro Lacrime di sale e nella finzione è Sergio Castellitto. Poi invito Linda Mresi, Noor. Un altro interprete, Elia Mutamid. La sceneggiatrice Monica Zappelli. La montatrice Paola Freddi. Mentre il direttore della fotografia Fabio Olmi ha detto che ci saluta da me. E saluto e ringrazio le produttrici Donatella Palermo di Stemal Produzione e Betta Olmi di Ipotesi Cinema e Paolo Del Brocco di Rai Cinema. E la Vision che farà distribuzione, che farà uscire Noor nelle sale nel 2020. E lascio il microfono. Che non dovrebbe mai parlare prima di un film di fronte al pubblico, perché il film parla da solo, no? No, volevo solo ricordare, per chi non lo sa, quello che c'è scritto appena si mette il piede dentro il palazzo di vetro dell'oro. Quando uno entra, il palazzo. Quando uno entra al palazzo di vetro trova una scritta incisa nel marmo, proprio di fronte all'ingresso, e questa scritta recita semplicemente. Questa scritta recita in questo modo: tutti i figli di Adamo appartengono a un unico corpo, sono fatti della stessa essenza. Quando il tempo afflige con il dolore una parte del corpo, tutte le altre parti soffrono. Se non senti la pena dell'uomo, non sei degno di essere chiamato uomo. Grazie per te. Il bello di questa scritta è un pensiero formulato nel 1204 da Sadi di Shiraz, che era un filosofo persiano. Noor sta dentro questa idea. Grazie. E poi col cinema mai confidente, diciamo che mi sono aggrappato al mondo del cinema per raccontare quello che avevo visto, tutte quelle atrocità, perché per me era molto importante far sapere al mondo quello che succedeva a Lampedusa,
in quel mare lì, è quello che succede ancora oggi, perché ieri c'è stato un altro naufragio. Poi voglio collegarmi a quello che ha detto Maurizio circa queste scritte che ha trovato all'ONU. Noi ne abbiamo una a Lampedusa, fuori da quel molo favoloro, il molo che io dico che è la mia seconda casa, in realtà la mia prima casa, lo Stato, dove c'è scritto a caratteri comunitari grandi, tutte colorate, proteggere le persone e non i confini. Perché sono delle persone, non sono migranti, non sono clandestini, non sono numeri, non sono rifugiati richiedenti asilo, non solo migranti economici, migranti climatici, non sanno più come chiamarli, ultimamente li chiamano flussi, flussi. Sono delle persone, persone come noi uguali, persone che hanno avuto solo la sfortuna di nascere nella parte sbagliata. Beh, io dico che la parte sbagliata l'abbiamo fatto diventare noi, siamo noi che siamo sbagliati, abbiamo il dovere, abbiamo la responsabilità di accogliere queste persone e aiutarle, sia qua da noi ma anche a casa loro, come si dice spesso. Beh, se facciamo questo veramente forse abbiamo ritrovato la strada giusta, quella dell'umanità, quella che abbiamo smarrito. Beh, io in tutti questi anni ho cercato di raccontare tutto quello che ho visto e quello che abbiamo fatto in quell'isola attraverso il film, quindi ringrazio Maurizio, ringrazio a Gianfranco, Rosi, ringrazio a tutti quelli che mi hanno dato questa possibilità, anche attraverso i libri, il libro Lacrime di Sale, il libro che ho scritto Le Stelle di Lampedusa, perché ne sentivo la necessità, l'urgenza di raccontare queste cose, perché il mondo doveva sapere, deve sapere, per scuotere le coscienze. E per ultimo, dopo 30 anni di aver visto tutte queste atrocità che io dico nessun uomo deve vedere, ho visto delle cose incredibili, ecco, ho deciso di entrare anche in politica, perché penso che è la politica che deve dare le risposte quelle giuste, quelle vere, affrontare il fenomeno migratorio con un patto strutturale, non più con un patto emergenziale. Ce ne dobbiamo fare una ragione, ne abbiamo il dovere e la responsabilità. Ecco, mi sto battendo io in Commissione Libe, in Parlamento, ma anche attraverso il dossier che ho chiesto, il dossier che riguarda la riforma del regolamento di Dublino, spero di fare qualcosa, lo farò, mi sto battendo e credo che, e spero che tutto questo finisca quanto prima, che l'Europa dia quelle risposte che deve dare, e dopodiché dall'indomani tornerò a fare il medico a Lampedusa, perché è quello che devo fare. Grazie. Come abbiamo trovato noi, ve lo spiega lei. Emozionata, ma qualcosa mi dice. Mi sono ritrovata nei primi di Maurizio, un po' per caso, soltanto perché lui conosceva un vecchio regista. Ascoltando la storia del film, sono emozionata anche durante i provini, e anche poi Maurizio mi ha dato questa opportunità di partecipare a questo film. Linda, si chiama così nella realtà, i nonni in Giordania, gli altri parenti in Tunisia, arrivano a Roma.